Salve a tutti, adesso vi faccio vedere come si fa a intagliare la pasta di legno, cioè a rinfrescarla veramente, perché già c'è una sagoma fatta e adesso io con questi scalpelli cerco di rendere più spigolose ognuna di queste forme qua. Come vedete, qui passo, praticamente non faccio altro che ripetere la forma che già c'è, adesso semplicemente a rinfrescarla. Però questa operazione che sto facendo, poi come vedrete anche alla fine di questo video, serve proprio per dare una forma molto più pregevole a questi stucchi di pasta di legno, perché altrimenti sarebbero veramente bolsi e poco gradevoli, ecco.